se non riesco a sentire bene quello che dicono, poi vabbè, non la commento, basta.
massimo onore è la trombella. Thank you.
guardando il volto di questi ragazzi, lo dobbiamo capire, ma è così difficile capire che è solo passione, è l'amore smodato per i carri, capite? Un amore smodato, delirante. Io vorrei ringraziare le Cerasari, Carola, che ha rappresentato la Palombella e che pure lei adesso piange perché ha accumulato giorni e giorni di lavoro, ma le maestranze femminili, senza di loro, le vogliamo ricordare, senza di loro chi li attacca i fiori? Mica ci stanno solo le saldature, diciamolo, diciamolo, le maestranze femminili silenziose che fanno i disegni a mano per poterci poi ricamare sopra con i fiori. Le maestranze femminili rappresentate anche dalle mamme dei carristi, e a questo proposito volevo suggerire a Cesare di fare un sequel dopo aver scritto il duetto a Ricazza e Lucarrista. Devi scrivere a Madre e Lucarrista, perché noi non ne potevamo più. I figli che prima ti rinnegano per 3 mesi, non esisti più, solo panni sporchi, poi l'ultima settimana gli serviamo, ma ad venire a tagliare i fiori. Allora Cesare, dovrai scrivere il tuo sequel dal titolo A Madre e Lucarrista, e vi aspettiamo per la 90.